Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera, benvenuta Giovanna Pancheri, giornalista di Sky TG24, buonasera Massimo Giannini, direttore della Stampa, e buonasera Tommaso Montanari, storico dell'arte. Quindi la Lega strappa con Draghi e si astiene sul decreto riaperture, il pretesto è il coprifuoco alle 23, ma la vera partita politica è in realtà un'altra, e quanto è seria questa frattura? Subito dopo la pubblicità. Massimo Giannini, allora Salvini strappa con Draghi e si astiene sul decreto riaperture, che però solo 5 giorni fa aveva presentato come un grande successo della Lega. Quindi cosa è successo? Il coprifuoco alle 23 è in realtà solo un pretesto? Cosa ha fatto cambiare idea Salvini all'ultimo momento? E questa frattura quanto è seria? Ma quanto basta per inorridire di fronte a tanta responsabilità, irresponsabilità direi, lo ricordavi tu un attimo fa, oggi Salvini strappa su un provvedimento che fino alla scorsa settimana aveva considerato la sua vittoria, se lo era intestato, sia pure con una discrezione ed una moderazione nei modi che non gli appartiene, e ora abbiamo capito perché, perché evidentemente era solo una tappa di un processo che credo ci accompagnerà ancora per le prossime settimane. La mia vita, la mia in quanto cittadino, la vita di un governo per un'ora di coprifuoco, questo è l'aspetto che rende veramente assurda questa vicenda, perché di questo si è trattato, almeno da quello che sappiamo, nello scontro in Consiglio dei Ministri. Era stato preceduto da alcune richieste dei governatori, soprattutto di fonte leghista, Fedriga in testa, posticipiamo di un'ora il coprifuoco. Draghi ha mantenuto il punto, restiamo alle 22 e questo basta per convincere Salvini a strappare. È evidente che c'è il tentativo di ricoprirsi nei confronti di quella fascia di popolazione che è tuttora insoddisfatta di un piano di riaperture che io considero persino temerario, ma al tempo stesso penso io, e qui è la vera posta in gioco, c'è l'idea di Salvini di tenersi mani libere in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno. Salvini potrebbe decidere a un certo punto, dopo l'estate, di uscire dalla maggioranza per recuperare allo stato brado tutto l'elettorato incavolato, infuriato di destra, che per ora invece la Meloni gli sta togliendo. Per cui credo che questo stop and go ci accompagnerà ancora nelle prossime settimane, purtroppo si produce, come dicevo prima, sulla nostra pelle. Professor Montanari, lei che idea si è fatto? In realtà, Salvini continua ad alzare la posta, poi però Draghi, per esempio sulle riaperture, non ha mollato di un centimetro. Ora, il Partito Democratico ha detto poco fa che Salvini è un irresponsabile e, continuando a porre ultimatum, prima o poi si rischia di avere l'incidente. Lo pensa anche lei? Ma a me pare che questa situazione confermi il fatto che era una pessima idea far entrare Salvini al governo, la Lega al governo, non ce n'era una necessità reale. Di fatto il governo, in questo nuovo governo, si trova immediatamente dentro un disegno egemonico che Salvini conduce dal suo punto di vista con abilità, perché le riaperture temerarie, sono d'accordo con Giannini, io penso ancora peggio che temerarie e irresponsabili, le ha volute Salvini, le ha imposte, le ha celebrate come una vittoria, insieme anche all'unica opposizione, Fratelli d'Italia, che sono ancora più aperturisti. Oggi però, professor Montanari, la posso interrompere un secondo? Perché, per esempio, sul coprifuoco, da noi la professoressa Viola aveva detto l'altra sera che, insomma, spostare dalle 22 alle 23 non è poi questo grande cambiamento, si poteva anche fare.
No, il problema è la somma dei cambiamenti, è il messaggio generale che si manda. Già questo fine settimana le città italiane erano strapiene di gente come non si vedeva. La grande maggioranza dei nostri concittadini ritiene il messaggio generale, che è stato un rompete le righe, liberi tutti, e questo farà enormi danni. A Salvini non basta. Oggi ha detto che voterà la fiducia a Speranza, però che in cambio Speranza deve cambiare linea. Anche questo è un tassello in una specie di ricatto che costruisce un'egemonia. E Salvini vuole stare al governo, intestarsi le aperture, ma nello stesso tempo poter dire alla sua clac, ai suoi elettori, al suo pubblico di riferimento che non è ancora abbastanza e che lui sta lavorando per ulteriori aperture. È un gioco pericoloso, è un gioco irresponsabile, però direi che è stato irresponsabile farlo tornare al governo. Ecco. Non se ne sentiva la mancanza, francamente. Giovanna Pancheri, è stato irresponsabile far entrare la Lega in questo governo di unità nazionale, che però, dice il Movimento 5 Stelle, dopo questo strappo di Salvini, è fortemente messa in discussione. E perché Salvini annuncia un gesto di questo genere? Sempre perché teme che il suo elettorato che si contende con la Meloni lo possa abbandonare a favore di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia? Ma io sono d'accordo con il direttore Giannini quando sottolinea che alla fine dietro l'atteggiamento di Salvini probabilmente ci sono più logiche elettorali che altro, ma se vuoi Lili mi sono arrivato un po' di informazioni su come è andata la riunione del CDM e su quella che è stata la posizione espressa dal presidente Draghi, che da quanto mi dicono alcune fonti è stata durissima all'interno del CDM e lui ha sottolineato che c'era stata una cabina di regia alcuni giorni fa, lo ricordiamo, Draghi ne fa parecchie tra certo. Lui e le forze di maggioranza, dove erano state analizzate tutte le possibili soluzioni, possibili diversi aspetti ed erano state prese delle decisioni conseguenti. E quindi Draghi oggi in Consiglio dei Ministri avrebbe detto non possiamo fare una cabina di regia, decidere le cose e poi improvvisamente rimettere in tutto in discussione, perché altrimenti a cosa serve la cabina di regia? Lo ricordiamo, la cabina di regia tra l'altro è stata una richiesta proprio fondante di un governo così variegato al suo interno con diverse anime, proprio per poterlo fare andare avanti e per essere sicuri che si trovi sempre una soluzione di mediazione. Fra le altre cose il Presidente del Consiglio, tra l'altro anche pubblicamente se non sbaglio alcuni giorni fa, aveva già sottolineato come ogni partito, lui comprende che ogni partito porti avanti la propria bandierina, diciamo la propria posizione se vogliamo, però è anche vero, lui stesso l'ha detto, che poi alla fine il governo decide sulla base dell'interesse nazionale, non degli interessi singoli. Io invito a riflettere come, dopo che era stata presa la decisione sull'apertura, c'era stato, lo ricordavi anche tu, la sottolineatura di come grande vittoria della Lega, grande vittoria di Salvini. Oggi improvvisamente sembra no, allora c'è lo strappo. In realtà il governo, quello che sta cercando di fare, difficilmente Draghi, perché sicuramente non è un'impresa semplice mettere insieme anime così diverse, quella di portare avanti un punto di unione fra tutti, avendo bene in mente quelli che poi sono gli obiettivi generali in un momento così difficile di pandemia e di crisi, dove lo ricordiamo fa fede poi di fatto quello che viene deciso anche all'interno degli organi scientifici. Certo, è che diciamo dovrebbero fornire la base sulla quale poi la politica prende le sue decisioni sulle, per esempio, riaperture. Massimo Giannini, appunto ricordava anche Giovanna Pancheri, Draghi continua a consultare i partiti, le regioni, le amministrazioni locali. Ricordiamolo che solo alla fine della scorsa settimana in conferenza stampa aveva annunciato che c'era l'accordo di unità nazionale su queste riaperture. Oggi si trattava di scriverlo materialmente, di approvare quello che era stato messo su carta. Quindi questo stop and go, io mi chiedo e tanti italiani si chiedono, Draghi, fino a quando potrà sopportare e dovrà comunque sopportarlo? O l'unità nazionale di fatto si sta già sfaldando? Lilli, io penso questo. In un paese come il nostro l'unità nazionale è una categoria dello spirito. È stato un bel momento l'atto fondativo del governo Draghi, perché si è avuta la percezione
che dopo la devastante crisi di sistema che i partiti avevano palesato, incapaci di trovare una soluzione alternativa alla caduta del Conte 2, sulla quale non riapriremo la discussione perché servirebbero 10 puntate per riparlarne, però Conte non c'è più, è inutile che continuiamo a ragionare del perché e del per come sia caduto, sembrava che Draghi potesse essere la grande occasione per i partiti, alle sue spalle, alle spalle del suo prestigio, della sua credibilità, per far sì che il sistema ricostituisse tutte le profonde lacerazioni che si erano create tra partiti e dentro i partiti. E quindi, come aveva detto lo stesso Draghi nel discorso della fiducia, prima alla Camera, prima al Senato e poi alla Camera, concludeva il suo discorso dicendo: l'unità non è un'opzione, è un dovere. No? Questo era sembrata una bella frase, purtroppo è rimasta una bella frase, perché ha ragione il professor Montanari quando dice l'errore è stato imbarcare Salvini. È anche vero, però, sapendo che Salvini è quello che è, ed è difficile che cambi natura, no? È un po' come Fonzi, che non era in grado di dire mai ho sbagliato. Salvini è Salvini. Però era anche difficile dire no a Salvini, perché nel momento in cui c'è la sensazione che il Paese voglia ritrovare le ragioni dell'unità e persino Salvini si riconverte e dice sì a un governo europeista come nessun altro prima, beh, è una buona occasione per cercare di imbarcarlo e sfidarlo. E quindi, secondo me, quello non è stato un errore. Il problema purtroppo è che Salvini, appunto, ha la sua natura, e la sua natura rimane quella. Dopodiché durerà, io penso che durerà almeno fino alle prossime elezioni amministrative. Draghi dovrà essere ancora più rigoroso, secondo me. Io l'ho scritto domenica, scusate se mi ricito. Draghi funziona se fa Draghi, cioè se mette da parte tutte queste ubbie della politica di vecchio tipo e tutte queste strumentalizzazioni che i partiti, soprattutto la Lega evidentemente, continuano a fare, e decide secondo il suo orientamento e lo impone. Se fa questo funziona, se comincia a fare il primo ministro di un governo di coalizione che di volta in volta deve trattare, negoziare e trovare compromessi a ribasso, allora non vale la pena di aver giocato la carta Draghi, andava bene qualunque altro premier. Quindi se allora si impone va avanti, altrimenti se negozia secondo me è finito. Professor Montanari, in realtà Draghi continua a imporsi rispetto alle forze nel suo governo più, chiamiamole più, riottose, no? È una specie di punto di equilibrio in questa maggioranza di unità nazionale e non è disponibile, come ha dimostrato anche oggi, a compromessi al ribasso. Lei non si sente, cioè quello che voglio capire, non si sente garantito da un Presidente del Consiglio come Draghi in un momento così delicato e difficile del nostro Paese, perché ricordiamo che ancora poco fa il Comitato Tecnico Scientifico ha ricordato che bisogna allentare le misure e anche il coprifuoco con gradualità. Quindi anche oggi abbiamo avuto quasi 400 morti. Ma certo, io non mi sento affatto garantito. Basterebbe ricordare che per le riaperture il Comitato Tecnico Scientifico non è stato consultato per la prima volta da molti mesi in qua. Non mi sento garantito, ma innanzitutto perché credo che la politica trasparente fatta in Parlamento, in cui sia chiaro chi vuole che cosa in un conflitto aperto, sia la vera garanzia. Noi abbiamo pensato che la democrazia fosse il problema e che ci dovessimo affidare a Draghi. Allora vediamo che cosa ha fatto Draghi. Il condono. Le grandi opere, semplificando moltissimo le autorizzazioni ambientali, invece di fare l'unica cosa sensata, la messa in sicurezza del territorio. Guardiamo la politica estera, il ringraziamento alla Libia, la dichiarazione del fatto che Zaki non riguarda il governo, ma il Parlamento, che è un errore anche tecnico, una gaffe colossale con Erdogan, che è fatta non in nome magari di un idealismo vero, calcolato, con una rottura, con un piano, con un regime che ha moltissimi problemi democratici, ma dicendo paradossalmente una posizione, enunciando una posizione cinica, è un dittatore ma ci serve, e riuscendo invece a non servirsene nemmeno. Cioè, mi pare che si possono mettere in fila fino ad ora molte cose sconcertanti che parlano di un'assenza di linea, di una grande insicurezza, e quelle cose che vengono a galla
io personalmente le condivido assai poche. Ne cito una che sembra piccola, ma che invece secondo me è clamorosa: l'introduzione del curriculum degli studenti con le attività extrascolastiche, che era un'idea di Renzi della buona scuola che poi era stata bloccata, per cui gli studenti più ricchi potranno scrivere tutto quello che fanno con le loro famiglie agiate e gli altri non avranno nulla. Le cose che stanno venendo fuori sono cose molto di destra e anche tra loro, come dire, accozzate in modo abbastanza casuale. Allora, non vedo una linea. Giovanna Pancheri, è corretto questo quadro tracciato dal professor Montanari o è un po' troppo parziale? E tu vedi, diciamo, in quello a cui stiamo assistendo anche oggi, una specificità della politica italiana? Cioè quello di dividere il mondo in buoni e cattivi sull'allentamento delle misure delle restrizioni anti-Covid? Beh, non sta a me dire se è corretto o meno quello che pensa il professore, perché è il suo pensiero, quindi insomma non è una questione di il fatto che sia giusto o sbagliato, assolutamente ogni opinione a mio parere va sempre lasciata libera di essere espressa. No, quindi, ma certo, certo. Posso capire che lui abbia, diciamo, delle riserve rispetto a alcune mosse di questo governo, come è naturale, credo che tutti i cittadini debbano sempre, non ho mai conosciuto un governo dove hai tutto l'insieme di un paese che dice sta facendo tutto bene, ci sono sempre delle cose che funzionano e che non funzionano. Io credo che in questo momento però bisogna anche focalizzarsi sulle due principali emergenze che ha questo paese, che sono poi quelle per cui è stato chiamato Mario Draghi, e cioè l'emergenza sanitaria da una parte, l'emergenza economica dall'altra. Sull'emergenza sanitaria e su quella economica ci sono alcuni fatti, no, che possiamo vedere rispetto alla concretezza delle azioni del governo fino a questo punto. Per quanto riguarda la questione più strettamente sanitaria, abbiamo visto un'accelerata importante sul fronte delle vaccinazioni. Ormai viaggiamo ad un ritmo di 300.000 vaccini al giorno. Purtroppo sappiamo molti ritardi causati anche dal fatto dei problemi di approvvigionamento per quel che concerne i vaccini, però il ritmo e le promesse che c'erano da questo punto di vista di un'accelerata importante, di un cambio di passo, di fatto vengono portate avanti. Per quanto concerne le situazioni economiche, bisogna vedere, questi saranno giorni decisivi, Lilli, perché avremo la presentazione del recovery, finalmente sapremo che cosa c'è all'interno di questo piano nazionale del PNRR, che sarà presentato, ricordiamo, il 26 e il 27 al Presidente, al Parlamento, e nei prossimi giorni sarà poi discusso anche con le altre forze di governo. Quindi credo che sia, da quel punto di vista, un giudizio debba essere un po' rimandato per vedere proprio nero su bianco che cosa c'è anche all'interno di questo piano, come verrà strutturato. E tornando alla tua domanda, assolutamente no, non è una specifica della questione italiana. Questa crisi pandemica apre ulteriori dibattiti politici un po' ovunque. La Merkel è in difficoltà in Germania, lo abbiamo visto. Ricordate per esempio quello che successe quando annunciò il lockdown di Pasqua, poi si dovette tirare indietro, alcuni land lo volevano, altri no, l'estrema destra li si è scagliata contro. In Francia Macron sta avendo grandi difficoltà. Per esempio in Francia c'è una contraddizione rispetto al la destra italiana, perché lì Marine Le Pen è quella che chiede di chiudere le scuole, di fare la DAD. All'inizio aprile, quando ancora le scuole erano aperte in Francia, lei era quella che voleva invece che i ragazzi, lei e l'estrema sinistra, facessero la DAD. Quindi insomma la gestione di questa pandemia inevitabilmente apre all'interno di ogni realtà democratica differenti posizioni, non è una peculiarità italiana. Massimo Giannini, è anche, mi viene da dire, facile fare opposizione in una fase come questa, perché se sei aperturista vai incontro a tutta una serie di esigenze reali e oggettive di tante categorie che stanno soffrendo sotto in questi mesi di pandemia. E nel merito delle misure, siccome tu hai detto prima che le trovi addirittura temerarie, cosa c'è di così temerario? Ma guarda, te lo dico subito, io immagino, credo, che quella che ha fatto Draghi in questa circostanza, lo ricordava correttamente prima il professor Montanari, saltando per la prima volta anche l'opinione del Comitato Tecnico Scientifico, sia stata un po' una scommessa. In qualche misura l'ha anche detto sulla coscienza degli italiani, se rispettate le un regole. Un rischio ragionato, no? Ha detto, esatto, più volte, ha parlato Presidente di rischio, del Consiglio. Di rischio ragionato, connesso molto appunto col senso di responsabilità di noi cittadini. Se rispettate le regole, allora questo piano di aperture, che inizia il 26 aprile, perché non è che dal 26 aprile apriamo tutto,
ma che poi ci accompagnerà per tappe successive fino a luglio, è il segno che finalmente il Paese vede una luce in fondo al tunnel. Questo secondo me è un percorso corretto, perché poi alla fine era anche quello che si chiedeva a più riprese al governo Conte. Vi ricorderete che in qualche circostanza un limite che veniva imputato al governo del precedente Presidente del Consiglio era esattamente questo, cioè tutte misure settoriali impostate di volta in volta intorno alle chiusure e mai un orizzonte di medio-lungo periodo. Bene, adesso questo orizzonte ce l'abbiamo, però su che cosa è basato? In questo senso io parlo di aperture temerarie, perché aveva detto lo stesso Draghi, rispondendo proprio a Salvini in una delle sue tante dissennate richieste di riaperture a priori, quello che è pensabile o impensabile non lo decidiamo noi, lo decidono i numeri. Bene, stavolta i numeri non sono così confortanti. Lo ricordavi tu prima, il dato dei morti, per esempio, no? Oggi noi abbiamo 400 morti circa e circa 3.300 terapie intensive. Voglio ricordare che nella seconda domenica di maggio dello scorso anno, prima che poi ci fosse la grande estate della rilassatezza, delle discoteche, delle coste sarde invase dalle persone che ballavano e bevevano aperitivi, noi eravamo a 180 morti al giorno e a 900 terapie intensive occupate. Ecco, questo era il dato sulla base del quale noi aprimmo e poi a fine estate pagammo con la seconda ondata. Oggi abbiamo un ciclo di riaperture programmato che poggia su numeri molto peggiori di quelli del maggio scorso. Ora, io non sono un esperto, non sono un tecnico, però spero che la scommessa di Draghi, che a mio parere questa volta riposa più sulla politica e meno sull'aritmetica, sia fondata e ci porti buoni risultati. Non vorrei mai che invece appunto fosse una scommessa temeraria per venire incontro, ripeto, alle legittime aspettative del Paese, che non chiede altro che riaprire e che, anche qui ha ragione il professor Montanari, è già in un clima da liberi tutti. Domenica scorsa le città italiane erano piene di gente come se non ci fosse stata nessuna restrizione. Immagino cosa potrà succedere dal lunedì 26 aprile. Ecco, ma professor Montanari, siete d'accordo su questo, sulle riaperture temerarie? Su questo lei sì, sul resto non molto. Sul resto non molto, ma su questo siete d'accordo, però anche perché lei, professore, dice che queste riaperture torneranno indietro come un boomerang. Ma mi permetto di ricordarvi a entrambi che state dimenticando un fattore fondamentale, che sono i vaccini. Certo, come diceva, ci ricordava anche prima Giovanna Pancheri, non è un dato irrilevante che rispetto all'estate scorsa fa una grandissima differenza. E i vaccini stanno andando avanti a ritmo accelerato, professor Montanari, e le riaperture sono, queste decise da questo decreto, sono abbastanza calibrate, no? Non solo perché il coprifuoco rimane alle 22, non solo perché si potranno riaprire bar e ristoranti di giorno, ma solo all'esterno, e tutta una serie di altre restrizioni che continuano a essere mantenute. Il punto è su che cosa ci si basa, e come diceva giustamente Giannini, non ci si è basati sui numeri questa volta, ma si è fatta una scommessa. Ora, scommette, ma no, ma ci si è basati anche sui numeri. Io escludo il governo abbia deciso così, fregandosene. No, non è vero. Avrebbe dovuto consultare il comitato tecnico scientifico, che gli avrebbe potuto dare i numeri. Finora siamo andati avanti secondo quello che la scienza diceva. Non perché la scienza decida, ma perché il governo deve decidere in base a dati, possibilmente pubblici, rendendo conto al Paese. Questa volta non ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico prima i numeri su cui partire e ha agito guardando probabilmente ad altri numeri, ai numeri dell'economia, ai numeri del consenso, ai numeri della tenuta del governo, facendo quello che è stato detto, correndo un rischio ragionato e facendo una scommessa. Però ricordo che si scommette sulla vita e sulla morte delle persone. Perdere sarebbe drammatico. Queste riaperture riguardano le palestre, riguardano le piscine, riguardano, io insegno all'università, siamo stati invitati a fare esami e lauree in presenza. Insomma, il Paese si sta rimuovendo e, ripeto, il messaggio sintetico, che è quello che arriva, è: ne siamo fuori. Ora, è vero che ci sono i vaccini, ma i vaccini intanto vanno abbastanza piano.
siamo ancora molto bassi sulle due vaccinazioni e anche sulle prime, abbiamo un calendario di riaperture come quello dell'Inghilterra, essendo molto molto più indietro. E in più, rispetto all'anno scorso, io non sono un medico ma cerco di leggerli, ci sono le varianti. Ci spiegava Galli proprio in questa trasmissione che ora è soltanto variante inglese, che è molto molto più contagiosa. Dunque, perché non si è aspettato ancora il caldo vero, non si è aspettata la chiusura delle scuole, non si è preso più tempo? Perché, a me sembra un azzardo temerario. Perché la situazione economica è drammatica e perché forse non è poi così grande l'azzardo, ma lo vedremo, forse avete ragione, io spero di no. Ma la scuola è stata abbastanza sconcertante. Prima si è annunciato il 100%, poi si è tornati indietro al 50%. Il 100% ora non era sostenibile, era evidente. Però quello che io mi aspetterei da Draghi, per come è stato presentato, non è fare annunci e rimangiarsi il giorno dopo, ma lavorare sulla strutturalità, i trasporti, l'edilizia scolastica. Sì, come lei sa, però, professore, questo non dipende dal governo centrale, per esempio i trasporti, anche perché le amministrazioni locali non hanno neanche utilizzato tutti i soldi che sono stati messi a disposizione. Sì. Però il governo può imporsi, se vuole, ha tutti gli strumenti per farlo. Quello di prima non l'ha fatto sbagliando, ma non lo sta facendo neanche questo. Credo che ci provi e che lo faccia anche molto spesso e non sempre sui trasporti, diciamo, non abbiamo fatto grandi passi avanti. Massimo Giannini, voglio adesso chiedervi una cosa rapida su un altro grande fatto di queste ultime 48 ore. Il mega progetto della Superlega di calcio, progetto che si è frantumato rovinosamente nel giro di neanche 2 giorni. Ricordiamo che in Italia hanno aderito la Juve, il Milan e l'Inter e ti chiedo, è stata una vittoria alla fine dei tifosi o è semplicemente la grande disfatta dei manager di queste squadre di calcio? Ma direi tutte e due le cose insieme. Si è trattato di un clamoroso azzardo morale e finanziario in questo caso, non paragonabile con l'azzardo che riguarda le riaperture. Però il tentativo qual è stato? È stato quello, a mio parere, sbagliato sia nel metodo che nel merito, di ammantare di una nobile ragione di tipo calcistico e sportivo, e cioè il fatto che tanta parte di popolazione, soprattutto quella più giovane, non guarda più le partite, non è più interessato a guardarsi i campionati neanche in televisione, non più solo allo stadio, visto che allo stadio non ci si può andare, con un problema che invece riguardava la drammatica situazione dei bilanci di questi grandi club che hanno speso quantità di denari impressionanti per comprare campioni, sì, che è un piacere guardare, e per pagare a moneta sonante i loro procuratori, esponendo così i bilanci a dei debiti giganteschi. E questa è stata alla fine, tra questi 12 club all'inizio, un'idea che doveva servire esattamente a questo, creare un club privé di grandi società che attraverso la gestione dei diritti televisivi, a quel punto pagati ancora più caro prezzo, potesse servire per sistemare i bilanci, potendo però dire al vasto popolo che segue il calcio: lo facciamo per il vostro bene. Ecco, si è poi capito che in realtà il re è nudo. Questa è stata una mossa goffa, sbagliata e, ripeto, immorale sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista calcistico. Per fortuna la lezione ci è arrivata ancora una volta dall'Inghilterra, dove invece il calcio è una cosa seria da questo punto di vista, le società hanno un legame profondo con i loro tifosi e i loro tifosi si sono ritirate ancora ieri del sera club privé, gli hanno detto: questa roba non ci piace, e quelli hanno avuto il coraggio di dire: scusate, ci siamo sbagliati. Ecco, Giovanna, quindi è finito tutto, dopodiché il calcio andrà risistemato. Ma andrà non risistemato e quello lo vedremo. Ma Giovanna Pancheri, rapidissimamente, volevo chiederti quanto hanno pesato gli interventi dei governi e di leader come Boris Johnson, Mario Draghi, Sanchez, Emmanuel Macron in questo, diciamo, sfaldamento, in questo progetto totalmente fallito della Lega, della Superlega di calcio. E anche la Commissione europea, ricordiamolo, è intervenuta contro. Assolutamente, hanno pesato moltissimo, soprattutto direi nel Regno Unito, perché poi è da lì che è partita la valanga con cui questo progetto è andato completamente a naufragare, perché Boris Johnson, che fra l'altro forse fra i vari leader di cui parliamo è quello che tifa meno, cioè Boris Johnson proprio non è interessato al calcio, non è una cosa che più di tanto lo riguarda, non ha una sua squadra, insomma non è il suo sport,
però è una persona che, come abbiamo visto, ha una grande abilità di capire dove va l'animo del popolo e qual è la strada da seguire, e non soltanto l'ha seguito, ma ha anche minacciato dei provvedimenti durissimi, dall'aumento delle tasse per i vari club, al fatto di non poter far giocare, di non dare visti ai giocatori stranieri, al fatto di dare ai tifosi la maggioranza della proprietà dei club, insomma tutta una serie di misure che poi hanno quasi spinto di fatto. Quindi politica calcio 1-0 intanto. Questo è quello che abbiamo visto. Sì, da questo punto di vista sì, e è interessante secondo me vedere come Boris Johnson abbia anche quell'opportunismo di capire quando l'Europa va bene e quando l'Europa non va bene. Per quanto riguarda il calcio, essere in Europa, nel sistema europeo, va benissimo. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché abbiamo ricordato prima che il Recovery Plan deve essere presentato la prossima settimana e dovrà tenere conto anche di problemi come quello dell'integrazione. Vediamo il punto. Nel giorno in cui il centro Astalli pubblica il suo rapporto sulla condizione dei rifugiati in Italia, su Sole 24 Ore l'economista Innocenzo Cipolletta lamenta il fatto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non preveda significativi investimenti in progetti di integrazione degli immigrati nati o radicati nel nostro paese. Progetti fatti di istruzione, assistenza, abitazione, ricongiungimenti familiari, concessione della cittadinanza. Cipolletta, che tra i vari incarichi è anche presidente dell'Associazione tra le società per azioni, sostiene che la risposta alla caduta della natalità non possa ridursi a indurre più donne a fare più figli, ma debba affidarsi a politiche che alzino il tasso di attività del paese. Una buona integrazione degli immigrati è una di queste politiche. Integrazione significa cose molto concrete: imparare la lingua, istruirsi, lavorare. È ciò di cui si occupa il centro Astalli, il servizio dei gesuiti per i rifugiati, che l'anno scorso ha risposto alle necessità di circa 17.000 migranti forzati, di cui 10.000 solo nella sede di Roma. Nel rapporto annuale la parola chiave è integrazione. Si può declinare in molti modi: può essere un corso di italiano o di inglese o di informatica, può essere l'esame per la patente, l'acquisto di un computer, un contratto di apprendistato. Nelle città in cui il centro dei gesuiti è attivo, molte centinaia di rifugiati sono state messe nelle condizioni di poter badare a se stesse, sono diventate autosufficienti. Pur nell'emergenza della pandemia, non si è smesso di costruire, anche in questo caso anticipando quello che prima o poi, con ben altri mezzi, dovrà fare lo Stato. Siamo in chiusura, grazie Giovanna Pancheri, grazie Massimo Giannini, grazie professor Montanari, grazie spettatrici e spettatori. E adesso restate con noi, perché vi lascio Andrea Purgatori al suo Atlantide, che è sulla battaglia dei vaccini. Noi ci vediamo come sempre domani. Arrivederci.